La previdenza complementare in Italia, direi che ormai è entrata nella mente e nel quotidiano, di tutta la popolazione italiana, i millennials. I millennials sono sicuramente più consapevoli di quanto non lo fosse la generazione precedente, che viveva ancora del ricordo di una previdenza obbligatoria di primo pilastro che sostanzialmente consentiva, un tenore di vita adeguato rispetto alla fase di attività lavorativa. Per i millennials, che invece hanno dei genitori che vedono arrancare sotto il profilo della previdenza obbligatoria e quindi percepiscono la necessità che per loro sia un bisogno l'integrazione, direi che li rende molto più consapevoli e anche più attenti. Cosa fare per cercare di istruirli o di costruire la previdenza? Questa è una cosa che deve essere accompagnata anche dalle istituzioni finanziarie e dal paese in assoluto. Sicuramente i fattori principali in una scelta consapevole e volontaria, come in Italia, dell'attivazione e della costruzione di un piano di previdenza complementare sono fattori legati alla tipologia, di attività lavorativa, a cui appunto si appartiene, alla, scelta di un prodotto, che sia un prodotto che abbia dei costi in linea con l'offerta di mercato, o definiamoli dei costi giusti, sicuramente la possibilità di essere un prodotto, di essere applicato e trasversale rispetto a tutte le tipologie di attività lavorativa, intendo dire periodi di prova, tempi indeterminati, determinati, partite IVA, liberi professionisti e anche contratti collettivi di riferimento, quindi la possibilità di poter spaziare tra contratti del credito, del commercio e quant'altro. Poi il tema rimane anche un tema di performance e qua bisogna scegliere quello che si ritiene in un'ottica di lungo periodo un asset manager e un gestore con dei risultati e un track record importante. La previdenza complementare in molti paesi della comunità europea, dove il bisogno e la consapevolezza è nata molti anni fa, è stato anche istruito in un sistema di previdenza complementare obbligatoria. In altri no, i risultati sono sostanzialmente molto simili, quindi è difficile dire se debba essere obbligatoria o lasciata libera. Sicuramente deve essere libera la scelta di quale prodotto utilizzare, purché sia chiaramente un prodotto con finalità previdenziali di lungo periodo e di accumulo. In Italia l'obbligatorietà la vediamo in Amundi un po' complicata da realizzare perché il carico contributivo che tutti i lavoratori e le aziende soffrono per la previdenza di primo pilastro è molto elevato, quindi rendere e aggiungere un contributo per la previdenza complementare obbligatorio è una posizione un po' forte.